significato ha il cavallo per l'agricoltura veneta? Sì, noi siamo qui all'inaugurazione di Fiera Cavalli quest'anno a ribadire che comunque non è solo un animale di affezione, non è solo un animale che porta in giro le persone nelle ipovie che noi adesso abbiamo anche in qualche maniera sistemato e portato avanti anche con una nuova legge che può permettere appunto ai cavalieri di muoversi nel territorio del nostro Veneto, ma è anche un'economia importante, cioè l'allevamento del cavallo, l'allevamento portato verso le corse o il mantenimento di questa tradizione attraverso questa passione, che è stata una grande passione, crea anche un grande indotto soprattutto per il Veneto. Ricordo che il Veneto è una delle prime regioni sia per numero sia di allevamenti sia anche naturalmente per cultori appunto di questo animale. Ma la regione crede nella pet therapy, che con il cavallo sta dando dei risultati interessanti? Ma certamente, ma non ci crede da adesso, ci crede da tempo, tant'è che abbiamo attivato qualche anno fa una struttura importante sull'USL4 Montecchio Precalcino, dove appunto si fa pet therapy, la si fa soprattutto per i bambini che ne hanno bisogno, ma anche per gli anziani, e i risultati sono molto molto positivi. Che cosa cambierà per il Veneto e per Verona con l'elezione di Trump? Ma io penso che intanto quella di ieri è stata secondo noi una giornata felice e piena di possibilità per il futuro, sia dal punto di vista politico, perché sappiamo bene che Trump, per quanto riguarda per esempio l'immigrazione clandestina, ha le idee ben chiare, che sono molto lontane da quelle di Obama e da quelle di Renzi e di Alfano. E dal punto di vista imprenditoriale penso che ci possono essere delle enormi possibilità di sviluppo commerciale con gli Stati Uniti, ma anche rapporti che saranno secondo me molto più distesi tra Stati Uniti e Russia, e questo beneficerà le nostre aziende che sono al collasso per quanto riguarda questi insulsi e provvedimenti restrittivi nel commercio con la Russia. Quindi sono sicuro che cambierà il mondo da tutti i punti di vista, in senso positivo. L'inaugurazione di Fiera Cavalli è sempre un momento d'orgoglio per il Veneto. Beh, direi di sì, un Veneto peraltro che è al sesto posto nazionale per l'allevamento dei cavalli, e poi questa è la fiera più grande al mondo, 160.000 visitatori, 85 paesi rappresentati e oltre 3.000 cavalli, però varrebbe la pena ricordare che il nostro allevamento è di circa 13.000 cavalli in Veneto con 3.581 aziende, quindi i numeri ce li abbiamo per essere leader a livello internazionale. È un settore che dà lavoro. Beh, è un settore che dà lavoro, abbiamo molte aziende agricole impegnate, ricordiamoci che dietro l'allevamento di questi oltre 13.000 equini in Veneto non ci sono solo le 3.581 aziende, ma ci sono molti lavoratori e poi ci sono aziende agricole. Non a caso il Veneto è la seconda regione in Italia per numero di aziende agricole, sono circa 160.000. Presidente, cambierà qualcosa nei rapporti con la Russia dopo l'elezione di Trump? Sappiamo che il Veneto sta soffrendo l'embargo. Ma in Italia cambierà sicuramente qualcosa, abbiamo un governo che ha tifato per quelli che perdono, direi che non è che le abbiamo proprio fatte tutte giuste. Dall'altro penso che Trump dà voce a un popolo, dà voce alla foresta che cresce e pone la fine, ha fatto la dichiarazione di morte del Grande Fratello, di tutti coloro che utilizzando i media, utilizzando i grandi gruppi di potere, utilizzando i grandi finanzieri e tutto quello che noi conosciamo, pensavano di pilotare anche le elezioni americane. L'edizione numero 118 a 118 anni non li dimostra, un'edizione che cresce di anno in anno, cresce in numero di visitatori, ma anche cresce in qualità delle manifestazioni, quindi siamo particolarmente contenti di aver rafforzato questo rapporto di grande collaborazione tra il Ministero delle Politiche Agricole e la Fiera Cavalli e soprattutto il Fiera Verone, quindi più di 3.000 cavalli, più di 60 razze, quindi una grande festa della biodiversità del cavallo italiano. Quindi noi nella misura nazionale sul piano di sviluppo rurale stiamo puntando alla biodiversità della nostra tradizione ippica, del nostro cavallo, delle nostre razze, e quindi c'è un investimento in questo senso, ma c'è una grande festa del cavallo per quanto riguarda la collaborazione tra il MIPAF e la Federazione degli Sport Equestri. In che clima parte questa fiera? Beh, un grande clima, grande attesa,
grande interesse verso i giovani, verso i bambini, dove abbiamo puntato molto per far capire che questo far capire un messaggio importante, che questo mondo è un mondo per tutti, non è un mondo per pochi. Il mondo del cavallo dimostra salute qui da Verona. Dimostra salute, puntiamo molto sullo sport, ma soprattutto sul turismo, perché crediamo che i nostri territori siano i territori e, il nostro, e la nostra enogastronomia siano lo strumento assieme al cavallo per promuovere il cavallo, per aiutare la parte allevatoriale del cavallo, e credo che il binomio territorio, enogastronomia, cultura e cavallo sia veramente un bel binomio che possa funzionare per lo sviluppo di questo settore.